oggi è l'estate Montecarlo di Trieste per tutto il giorno c'è l'iniziativa Il Fosco on Fire. Il meglio dei nostri vini dal Fosco allo scoppettino. Ci illustri questa iniziativa? Beh, l'iniziativa non è cioè, fatta non da ristorante Montecarlo, ma bensì dell'Associazione Vino di Trieste a livello culturale per portare in legno la gastronomia delle nostre limitrofi praticamente. Noi partiamo con i ricordi che parte dalla Croazia, quindi Terra Bianca, per poi passare a Terra Rossa, salire sul Altipiano, che diventa Terra Alta, e poi scendere un'altra volta verso il Friuli, che diventa la Terra Rossa. I quattro cristini presentano le tipicità, quindi qualche innovazione di quella che la cucina comunque di conoscenza, di territorio, perché abbiamo fatto la messa di Bobici, abbiamo fatto quindi i fusi con la manina, la pasta con la stricotta al terrano, la iota, abbiamo fatto quello che sono le caratteristiche di diversa, ma comunque per far sentire quelli che sono i sapori tipici e i vini tipici del nostro giorno. Questo è un appuntamento tosto italiano, visto che vi partecipano anche aziende di Slovenia e Croazia. Come ho detto adesso, noi abbiamo portato qui aziende slovene e croate proprio per la loro terra, per la loro classificazione dei vini proprio per il terreno. Poi passiamo alla Slovenia, con la terra rossa, con quella che è il carso praticamente per il tomare del Friuli, con il vino praticamente con il terra rossa. Quali sono le soddisfazioni che più avete realizzato questo tipo di iniziative? Il piacere di poter portare un po' di cultura a fare la nostra conoscenza con l'associazione Cuore, quella della cucina, non abbiamo niente con gli amici di Slow Food, di quello che fa parte, perché magari abbiamo visto che ci sono anche prodotti di Slow Food presenti che partecipano sempre alla nostra manifestazione, è proprio il piacere di fare qualcosa di diverso per la città. Visto che siamo in periodo di castagne, quali vini si possono acquistare? Beh, i nostri magari in singolo posto, facilmente si può fare lo scoppettino, però non è un periodo nostro proprio, che è cosa nostra tipica le castagne. Le castagne, quelle che noi chiamiamo castagne, sono quelle che facciamo a casa. Quando andiamo a acquistarle, fuori, nei bottellini, che